Ready, pallone dentro, ci prova. Là il miracolo di Ripatrice, ragazzi. Ciao a tutti gamers, bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, come ogni lunedì alle 14 siamo tornati su PES Euro 2016. Oggi affronteremo la semifinale e l'eventuale finale se riusciamo a battere l'Irlanda con il nostro Portogallo. Comunque ragazzi, andiamo subito a vedere il match contro l'Irlanda. Tanto ragazzi, la formazione è la stessa di tutti gli altri i video, quindi andiamo direttamente nel match. Eccoci qui giunti ragazzi, semifinale Portogallo-Irlanda. Ancora l'Irlanda recupera la palla benissimo. Thiago ha chiesto lo scatto. Danny, abbiamo visto Danny, il tiro di Danny, il fallo, il gol, subito in vantaggio 1-0 Danny, subito in vantaggio con Danny. Vai così, rivediamo tutto. Guarda qua, Thiago ruba palla. Sono partiti aggressivi a differenza di tutte le altre partite. Qui la difesa di Irlanda altamente invisibile. Guarda Danny, palo, gol. 1-0 per noi. C'è lo scatto di CR7, il tiro di Cristiano Ronaldo, il gol. 2-0 subito, 2-0 per noi. Segno anche qui. Così ragazzi, uno più micidiale da parte nostra. Rivediamo lancio di Thiago, oggi ispiratissimo. Guardate CR7, stop bellissimo, guardate che tiro. 2-0 Portogallo. Ready, pallone dentro, ci prova. Là il miracolo di Ripatrice, ragazzi. Miracolo, fa bene esultare. Cross dentro, colpo di testa ancora lui Patrizio, secondo miracolo. Ha visto dentro Cristiano Ronaldo. Ragazzi, ho fatto il colpo dello scorpione ma non mi è riuscito il gol. Finisce il primo tempo. Ragazzi, il primo tempo dominato, avevi due gol, poi l'Irlanda ha fatto così sopra la 16 difesa. Non ho fatto quasi nulla, però ci sono stati anche due miracoli di Patrizio, come avete visto. Però siamo in vantaggio, ecco qui, 5 di noi e 2 l'Irlanda. Andiamo nel secondo tempo. Dall'altra parte, contravo anticipato, attenzione all'Irlanda, parata lui Patrizio e poi c'è il gol del 2-1. L'Irlanda ha accorciato le distanze, ragazzi, dobbiamo fare molta attenzione. Attenzione che l'Irlanda ha preso palla, ero convinto di no. Attenzione qui, palla dentro, miracolo, poi rimane la palla. Non ci credo ragazzi, due pari. Non ci posso credere. No, fuori gioco, stavo di finire fuori gioco ragazzi. Una buona chiamata secondo me. Una serie di rimpalli. Prova la bordata CR7, la parata del portiere. Cristiano Ronaldo prova a dare la sveglia. Qua ancora CR7. Prova CR7. Se ne va ancora lui CR7. Viene fermato quel tiro, la parata. Ancora CR7. C'è spazio per cacciare. Attenzione al tiro, lui Patrizio, miracolo. Se ne palla dentro ancora per l'Irlanda, messa fuori. Ma la palla che rimane lì fuori di pochissimo, ragazzi, cosa abbiamo rischiato? Attenzione a Bruno Alves che ferma. Tutto ancora, il tiro! Questo era probabilmente l'ultimo tiro di Long. E finisce qui ragazzi, 2-1 per noi. Un secondo tempo totalmente diverso rispetto al primo. L'Irlanda ci ha messo in difficoltà. Siamo in finale ma abbiamo sofferto. Ora capisco perché l'Irlanda ha eliminato il Danimarca. Vediamo chi sarà l'altra finalista. Ecco qui ragazzi, la Spagna ha battuto 2-0 la Svizzera. Quindi la finale sarà Spagna-Portogallo. Rivalità storica per questa finale di Euro 2016. Ok ragazzi, eccoci nelle formazioni. Ovviamente la mia rimane sempre la solita. Vi volevo far vedere quella della Spagna, che ha Morata e Alcacer in avanti, Vitolo e David Silva come esterni, poi Iniesta e Fabregas a centrocampo, poi Jordi Alba, Piqué, Ramos, Juanfran e Casillas in porta. De Gea è in panchina. Le formazioni non sono aggiornate rispetto al vero Euro 2016. Infatti nel Portogallo, cosa che non vi ho mai detto ma penso che l'avrete notata, manca Pepe, che è il più forte difensore che abbia il Portogallo, e non è stato inserito. Ok ragazzi, ora andiamo nella finale. 2016. Eccoci qui ragazzi, finale Spagna-Portogallo, rivalità storica per questa finale di Euro 2016. Questa è la coppa che speriamo di portarci a casa. Ci possiamo distendere. Bello il pallone, ho visto lo scatto di Nani. Deve uscire De Gea. Nani in anticipo De Gea, scusate, Casillas, in anticipo Casillas. Ora dentro Nani. Se ne va benissimo, proviamo il tiro fuori. Primo tiro nostro di questo match. E ci riesce Carvalho.
Rimpallo favorevole, colpo di testa. Sbaglia Alcacer per fortuna. Gestisce la Spagna, sbaglia Iniesta. E allora ripartiamo noi in contropiede. CR7 dentro verso Nani. Nani ce la fa il tiro, il gol. Passiamo in vantaggio. Siamo in vantaggio con Nani. Incredibile gol. Andiamo subito a rivederlo. João Moutinho per CR7 messo al centro. Guardate che passaggio di CR7. Piqué ha sbagliato ed è 1-0 per noi. Dietro la palla Fabregas, ancora la Spagna che ovviamente ora attaccherà a pieno organico. La Spagna al tiro fuori. Bello lo scatto di Miguel Veloso, che ha visto CR7 al centro. E che cosa ha fatto CR7? Sono dentro. La Spagna è dentro. Rui Patricio, poi spaziamo via miracolo. E su questo invio di Rui Patricio finisce il primo tempo. Siamo in vantaggio, ragazzi, ma la Spagna è fortissima e pericolosissima. Vediamo come andrà il secondo tempo. Attenzione qua, CR7 che se ne va da solo. Erroraccio della Spagna. CR7 dal tiro, il gol, il 2-0. Chiudiamo la partita. Segno anche qui, ha segnato anche in finale CR7, erroraccio della Spagna. Guardate qui, errore madornale della difesa spagnola. Parte CR7, ovviamente era solo contro Casillas. Guardate che tiro, 2-0 per noi. CR7, allora abbiamo visto la difesa, abbiamo visto dentro lo scatto di Dani, 3-0, incredibile ragazzi. Partita che è totalmente girata a nostro favore. La Spagna ha perso sicurezza. Guardate qua CR7, l'uso, l'intervento di Iniesta. Guardate, ha visto danni solo di piatto, non poteva sbagliare. 3-0 per noi. Pallone messo dentro. Sfila liscio come gol. Attenzione alla Spagna. Il tiro, la parata e poi c'è il gol del 3-1. Morata prova un recupero a Spagna. Non ci dobbiamo rilassare. Rivediamo l'azione, molto bella. Guardate qui, non c'è fuori gioco, non so chi viene in gioco. Qua sembrava si fosse fermato. Poi il tiro è Morata solo. Non può essere pericoloso se viene costretto a giocare. Ancora la Spagna, il tiro fuori. Sta attaccando la Spagna. C'è fallo nella faccia di punizione. Qua il tiro, ho messo bene Bruno Alves. Ancora la Spagna dentro, il tiro, il pallone del 3-2. Morata, ragazzi, stiamo iniziando a giocare male. Ci siamo rilassati troppo, 3-2. Attenzione alla Spagna ancora. Qua recupera bene palla, non l'ho visto chi. Prova a darla in avanti, ma i tre non rientrano. Ma rientrate a dare una mano, porca la puttana. Tienila Cristiano. Madonna, che sono ste cagate. Attenzione qui, rilancio in avanti Bruno Alves, la deve tenere. Spaziamo via palla, buttiamola in avanti. Vai CR7. E finisce, è finita ragazzi. 3-2. Abbiamo sofferto tantissimo. Ecco qui il Portogallo che festeggia. Siamo campioni d'Europa con il Portogallo. Ce l'abbiamo fatta ragazzi. Ecco qui ragazzi, il capitano CR7 che alza la Coppa dell'Europeo. Portogallo vincitori UEFA Euro 2016. Ce l'abbiamo fatta. Ok ragazzi, con questo si conclude UEFA Euro 2016 con la vittoria del nostro Portogallo. Da lunedì prossimo partiremo con la Coppa America, con il sistema di estrazione che sarà diverso rispetto a quello che ho usato qui per l'europeo, e sceglieremo una squadra sudamericana per affrontare appunto la Coppa America. Come sempre vi invito a lasciare un like se questo video vi è piaciuto e per supportare questa serie e quella futura della Coppa America. Mi raccomando ragazzi, se avete fatto iscrivetevi al canale, commentate se avete qualcosa da dirmi, suggerite anche questo video ai vostri amici e il mio canale. Noi ci vediamo lunedì prossimo sempre alle 14, qui da Angelo Nero 83 tutto e ciao gamers!